Partirei da Sarpieri, se non ti dispiace, poi andiamo a prendere quello del cartolino. Possiamo a questo punto, sì, fino a che... Ah, ok. Con calma si accenderà la luce. Sì, intanto buonasera a tutti. Ringraziamo, tra i ringraziamenti, ho fatto un ringraziamento anche oltre all'Unione dei Comuni del Rubicone, che promuove l'iniziativa, anche Sonora Industria che la sostiene, che la sponsorizza, quindi che ci ospita, secondo noi di San Mauro. E, beh, il mio interesse su questo fenomeno, quello delle scie chimiche, è partito di recente, esattamente nel 2007, e poi ufficialmente nel 2008 con una mozione approvata in Consiglio Comunale. E appunto ha visto almeno un anno di studio rispetto a questo fenomeno, perché a fare figuracce, a previsionare non ci viene nessuno, a affrontare in modo serio le cose sicuramente paga. E, diciamo che la prima segnalazione è arrivata dal mio medico personale, che mi ha segnalato questo fenomeno, che a sua volta venivano segnalati dai suoi pazienti, che si vedevano benissimo queste attività in cielo, queste scie che avevano questa anomalia di permanere e addirittura arrivare anche ad oscurare il sole con la formazione di corpi nuvolosi anomali, diciamo. Comunque è iniziato con un'osservazione empirica il mio interesse, così, che è iniziato con una curiosità del tutto personale, spontanea, e subito ho notato che la cosa stava molto interesse, insomma, che si verificava anche con una certa costanza nel tempo, una certa intensità. Quindi da quel momento è iniziata l'osservazione ed è nata la curiosità. Dopodiché mi sono una sera imbattuto in una trasmissione televisiva su Odeon TV, Rebus, la trasmissione, qui erano stati invitati due ricercatori, che avevano illustrato in quella sede il fenomeno, cercando di dare anche delle spiegazioni scientifiche, quelle che erano anche le cause e gli interessi intorno a questo. Dopodiché la cosa che più mi ha interessato, visto che all'epoca ero consigliere comunale, è stato il fatto che in quella sede e in quella trasmissione è intervenuto l'onorevole Ciccanti, che adesso è deputato alla Camera, se non sbaglio, e allora era senatore per l'UDC, che aveva presentato delle interpellanze parlamentari per diverse regioni d'Italia. Qui venivano segnalati questo fenomeno e si chiedeva trasparenza, risposte chiare rispetto alla possibile pericolosità sulla salute pubblica. Da quel momento è partito il mio approfondimento, cioè da una parte con appunto l'esposizione scientifica di quella sera, quindi ho iniziato ad apprendere gli elementi che poi hanno fatto parte della mozione. Fino a quel momento le interpellanze parlamentari segnalavano soprattutto un fenomeno visivo, cioè non si andava ad approfondire di più l'ambito scientifico. E i parametri NASA, qui anche noi ci siamo rifatti nella nostra mozione, sono stati il nostro punto di riferimento per cercare di dare un contributo a chiarire in modo più forte gli aspetti, diciamo così, misteriosi che destavano preoccupazione di questo fenomeno. E appunto dopo essere entrati a conoscenza di già un'attività istituzionale, abbiamo pensato come comune, come amministrazione locale, di dare un contributo che questa volta poteva partire dal basso, dal nostro territorio, che con piacevolissima sorpresa abbiamo notato che ha una grandissima sensibilità nei temi ambientali, tra l'altro i successi politici di momenti come quello di Grillo, anche dalle nostre parti, la dicono lunga sul fatto che qui ci sia una sensibilità particolare che non va sottovalutata da parte degli amministratori e di chi fa politica. Quindi da quel momento è partito il nostro interesse, abbiamo costruito una mozione rigorosa, seria, che segnalava tutte le cose che secondo noi non erano chiare, che è stata rivolta al Ministero della Difesa, della Salute e dell'Ambiente e al Presidente della Repubblica. Dopodiché, subito immediatamente, abbiamo coinvolto l'onorevole Sandro Brandolini, che ci ha appoggiato immediatamente. Io lo devo ringraziare perché, senza neanche troppo indugiare, si è subito speso in un'attività in confronto con chi già in Parlamento aveva intrapreso un'iniziativa in tal senso, e quindi l'iniziativa non solo è partita nel Consiglio Comunale di Savignano con un'approvazione all'unanimità del Consiglio, ma si è allargata ad altri consigli comunali del territorio,
riguardato appunto il comune di Cesena, Bagno di Romagna, Roccofreddo e Sant'Arcangelo di Romagna. Nel frattempo proseguivano le attività parlamentari dell'onorevole Brandolini, che iniziavano anche ad avere le prime nuove risposte a quelle che già erano state date. Nel caso di Savignano, la risposta che riguarda la Presidenza della Repubblica è stato un copia e incolla di una risposta che riguarda l'onorevole Galante nel 2005, che diceva molto brevemente, con poche righe, che erano solo scelte di condensa. E nella nostra mozione, tra l'altro, abbiamo anche riportato le analisi dei punti di laboratorio che stasera sono state citate, in quel caso fatte nel 2005 dal CNR su commissione di privati, che rilevavano appunto queste sostanze di metalli pesanti. Rispetto a questi, a noi direttamente non è mai arrivata risposta. Rispetto a quello l'onorevole Brandolini lo dirà, si è, diciamo, la risposta molto lunga che è arrivata, non mi ricordo se la prima o la seconda interpellanza, diceva sì, sono state trovate sostanze di metalli pesanti, ma è difficile ricondurre con certezza a questo tipo di possibili attività. Dopodiché mi aggiungo a quello che ha detto Pasera sul fatto della conferma di tecnologie militari. Questa sera sono state anche fatte vedere dei documenti, ma penso che tutti i conferenzieri a questo tavolo siano piuttosto unanimi in questo senso, quindi si tratta di capire se questo fenomeno può in qualche modo farsi risalire a questo e se sì, se è pericoloso per la salute dei nostri cittadini, che è quello che a noi sta a cuore. Quindi è questo che siamo mosso rispetto all'argomento. Mi sembra, rispetto il secondo punto che è emerso, a parte la permanenza delle scie, su cui poi magari se vuole Simone ritorna e Pantera ritorna, però mi sembra che insomma non ci siano, cioè chi sostiene che le scie se permangono sono chimiche e sembra che altri sostengano che le scie se permangono è perché permangono e sono sempre per, è sempre successo, insomma. Quindi questo è un punto che mi sembra sia stato già analizzato, in cui però non si riesce a trovare una quadra, perché se si continua a dire che se permangono sono scie chimiche è difficile poi trovare una soluzione al dilemma. Mi sembra invece che sia emersa quest'altra cosa, che sono analisi di laboratorio su metalli pesanti al suolo, e quindi ti chiederei brevissimamente di descrivermi, cioè, cosa è stato analizzato, come, in quale condizione, perché secondo voi è riporta invece appunto è relativo al fenomeno delle scie avvistate a questo punto in precedenza, insomma. Circoscrivimi un po' questo secondo aspetto che scientificamente è proprio rilevante. Allora, noi come comune ovviamente non abbiamo intrapreso azioni di analisi eccetera, siamo venuti a conoscenza di analisi fatte su commissioni di privati al CNR, eseguite dal CNR su diciamo acqua piovana e campioni di terra coincidenti con giornate in cui il rilascio di queste scie era molto copioso. Questo sappiamo, abbiamo chiesto spiegazioni, abbiamo voluto dare un contributo a fare chiarezza rispetto a questo e ad altri elementi, diciamo così, inusuali rispetto a come dire, anche la dinamica di questi voli. Questo è quello che vogliamo raggiungere, una chiarezza. Se emergerà che non c'è nulla da temere, noi siamo i primi ad essere contenti, anche perché i problemi ne abbiamo tanti e penso che questo problema meriti la sua dignità come ne meritano altri, ma sicuramente si può porre nella dinamica non sempre facile del rapporto tra la società civile e il mondo militare. Penso sia comunque importante sottolineare il fatto che appunto questo, quindi, cioè, non è un elemento, quindi non stai dicendo che questo è un elemento a favore, cioè, di una prova dell'esistenza delle scie chimiche, ma è diciamo soltanto un dubbio di come siano state fatte delle analisi, in che circostanze eccetera, quindi che sia chiaro che non c'è un elemento in più a prova dell'esistenza delle scie chimiche basato su analisi fatte su precipitazioni in questo senso qui, cioè si sta partendo. No, poi dico in questo caso qui quelli che riportati dall'assessore, poi che il relatore avrà modo di raccontarci altre cose. Onorevole Brandolini, quindi mi chiedo sempre il punto di partenza di questo, è sempre questo, cioè in base a quale, diciamo, stranezza scientifica, cosa che non torna, lei
è sentito di promuovere tre volte, mi sembra, una interrogazione parlamentare.